Ciao, benvenuto, benvenuta in questo video. Sono Marcello Chiapponi e in questo video parliamo di composizione corporea e nocicezione. Detta così può sembrare un bel pacco come tipo di lezione, in realtà non è assolutamente così, è molto meglio se lo chiamiamo grasso, muscolo e dolore. Andremo a vedere come il grasso, il tessuto grasso e il tessuto muscolare abbiano un forte impatto sul modo in cui il nostro corpo elabora il dolore. Attenzione quindi, questo è un video per professionisti. Una delle cose che faccio all'interno del mio lavoro, all'interno delle mie comunicazioni, è aiutare i professionisti a essere migliori professionisti sotto tutti i punti di vista e quindi insegnare quelli che sono i pilastri della mia metodica. L'argomento di oggi ha molto a che vedere con lo stato infiammatorio generale, con l'infiammazione, che è uno dei pilastri della mia metodica. Se vuoi quindi, se sei un professionista e vuoi approfondire la mia metodica per essere un professionista migliore sotto tutti i punti di vista, allora vai a vedere il mio corso introduttivo gratuito. Vai nei link nella descrizione del video, ti registri così poi hai maggiori informazioni sia su questo argomento sia su tutta la mia metodica. Bene, allora, composizione corporea e nocicezione, appunto, l'abbiamo detto così, non sembra molto interessante come argomento, in realtà lo è. Io mi ricordo che già all'inizio della mia carriera avevo notato che non era la stessa cosa avere, non lo so, un dolore al ginocchio da artrosi, ok? Artrosi al ginocchio. In una signora che era piuttosto sovrappeso e in una persona che era piuttosto sottopeso, mettiamo la stessa donna di 60 anni, facciamo così, artrosi al ginocchio, una piuttosto sovrappeso, l'altra piuttosto sottopeso. Eppure l'artrosi al ginocchio era fondamentalmente sovrapponibile, non era neanche tanto, potevi neanche dire che fosse una questione di carico troppo peso per una, perché ce l'aveva anche l'altra che era sottopeso fondamentalmente, ma era piuttosto diverse le caratteristiche del dolore e ho sempre notato nella mia pratica come alcuni tipi di persone, appunto, o con un eccesso di grasso o con una carenza di muscolo, non riuscissi a farle rientrare nelle mie logiche, diciamo, dei miei trattamenti, non riuscissi a dargli beneficio. Il loro corpo era come se producesse più irritazione di quanta mi immaginassi. Nell'approfondire poi piano piano negli anni i miei studi sullo stato infiammatorio ho anche capito perché. Allora, la premessa è questa: il nostro stato infiammatorio generale, il nostro grado di infiammazione di base determina molto come noi sentiamo il dolore. Io faccio sempre questo esempio. Dolore. Io faccio sempre questo esempio. Prendiamo uno stato, noi abbiamo uno stato infiammatorio di base, ce l'abbiamo sempre, ce lo dobbiamo avere benissimo, ma possiamo aumentarlo o diminuirlo a seconda del nostro stile di vita, a seconda di quello che ci succede. Io faccio sempre questo esempio. Prendiamo uno stato infiammatorio molto forte. Molto la febbre, stato infiammatorio generale, molto forte. In quel contesto, una delle cose che diciamo qual è? Mi fa male dappertutto, mi fanno male le ossa, mi fa male dappertutto. E se ci fai caso, ti fa male in particolare in punti che già ti fanno male. Se sei una persona che soffre di mal di schiena, quando è la febbre ti fa male dappertutto, ma in particolare la schiena. Quindi l'infiammazione generale ha un forte impatto nel modo in cui il nostro corpo ci fa percepire il dolore. Se siamo più infiammati, percepiamo di più il dolore è più diffuso e anche il dolore locale, insomma, cioè, mi fa male la schiena, quindi il dolore locale, è più difficile da mandare via se ho una situazione di infiammazione diffusa. Torno all'esempio del mal di schiena. Se io ho mal di schiena perché sono stato tutto il giorno seduto, una cosa e l'altra, torno a casa, mi faccio la mia seduta, i miei stretching, i miei esercizi, quel diavolo che voglio e probabilmente starò meglio o molto meglio. Prova a fare la stessa seduta di stretching e esercizi quando hai la febbre. Non funziona assolutamente, non cambia di una virgola, perché c'è uno stato infiammatorio forte. Lo stato infiammatorio detta legge quindi sul come noi sentiamo il dolore. Quindi la composizione corporea, grasso e muscolo, che cosa hanno a che vedere con lo stato infiammatorio generale? Tanto hanno a che vedere con lo stato infiammatorio generale. E vediamo perché. Mettiamo il grasso e mettiamo il muscolo.
Premessa, questi argomenti sono estremamente complessi, ci sono tantissime cose da dire, quindi quello che faccio qua è una semplificazione della semplificazione, ma più che altro una semplificazione operativa. Andiamo a vedere soltanto quello che ci interessa dal nostro punto di vista. Bene, perché il grasso può essere un problema di tipo infiammatorio, può impattare il dolore? Semplicemente perché se una persona ha un eccesso di grasso, in particolar modo di grasso viscerale, di per suo ha una produzione maggiore di adipochine pro-infiammatorie. Banalmente, l'avere molto grasso viscerale è già fonte di infiammazione per sé. Okay? Quindi già avere un sovrappeso è già una fonte di infiammazione. Primo motivo. Poi, quando la percentuale di grasso aumenta in modo significativo, una persona insomma, si vede che è particolarmente sovrappeso, aumenta anche l'IMAT, intramuscular adipose tissue, il grasso intramuscolare. Il grasso intramuscolare che cosa fa? Ovviamente cambia le proprietà dei muscoli. Una persona con un eccesso di grasso in generale ha sicuramente buona parte di quel grasso infiltrato a livello dei muscoli. E naturalmente il muscolo con infiltrazione di grasso non ha le stesse proprietà, non ha le stesse risposte di un muscolo che non ha questa infiltrazione di grasso. Questo è il motivo per cui noi abbiamo una situazione di maggiore infiammazione, abbiamo dei muscoli più problematici, la persona molto sovrappeso può sicuramente essere più particolare, più difficile da gestire. Infatti, molto spesso hanno dolori diffusi e anche il dolore locale noi facciamo un pochettino più fatica a gestirlo. Questo che cosa ci dice? È che più abbiamo difficoltà nel gestirlo, più abbiamo insomma una situazione che la vediamo che la persona non riusciamo a gestire bene il dolore, più abbiamo bisogno di cercare un modo efficiente perché questa riduca un pochettino il suo grasso, ok? Poi quale sia questo modo di alimentazione, non entriamo nei dettagli, però abbiamo sicuramente tutto l'interesse, anche se noi ne stiamo trattando il problema al gomito, il problema al ginocchio, ma questo mi mantiene uno stato di infiammazione alto e io faccio fatica a gestire questo gomito e questo ginocchio. Benissimo. Carenza muscolare. Anche questa è un problema, quindi capisci che l'ideale sarebbe essere in questo sweet spot dove non abbiamo un eccesso di grasso e non abbiamo carenza di muscolo. Prendi invece la classica nonnina molto scheletrica, oppure non so, tipico, un po' più tipico delle donne, non è esclusivo delle donne, per carità, bisogna stare attenti a ogni cosa che si dice, però di avere una vera carenza di massa muscolare, no? Molto filiformi. Benissimo, che tipo di problema abbiamo? Perché questo c'entra con l'infiammazione? Perché per noi è un problema nella gestione del dolore? Innanzitutto abbiamo una minore quantità di miochine. Miochine, che sono una sostanza antinfiammatoria. La produzione di miochine è una delle responsabili del benessere post-attività fisica. Ho spremuto i muscoli, quindi ho prodotto maggiori miochine, questo mi dà un effetto antinfiammatorio, io mi sento meglio. Ma se di muscoli ce ne sono pochi, c'è poco da spremere, c'è poca produzione, c'è poco antinfiammatorio, ok? Nel corpo umano, grasso e muscolo se la palleggiano in questo modo: grasso tende ad aumentare l'infiammazione, muscolo tende a diminuirla. Questo è il motivo per cui ci sono una buona quantità di persone che hanno magari queste masse imponenti, sono grossi, hanno del grasso, ma sotto effettivamente hanno una grossa muscolatura e quindi le due cose si bilanciano, queste persone stanno bene. Nell'andare avanti dell'età il grasso però non tende a diminuire, il muscolo sì, e allora poi hanno una valanga di problemi quando il muscolo comincia a diminuire. Ma finché tengono una massa muscolare forte, questi hanno pochi problemi anche se hanno un eccesso di grasso perché insomma la bilancia pende a favore dell'antinfiammatorio. Primo problema. Secondo problema, quando c'è carenza di muscolo, c'è sempre abbondanza di matrice extracellulare, ECM, Extracellular Matrix. C'è sempre un'abbondanza, a causa dell'alta attività catabolica che hanno, dell'alta attività distruttiva dei muscoli che hanno, abbiamo una presenza maggiore di matrice extracellulare. Questo rende più rigidi i tessuti connettivi, fondamentalmente, e quindi diventano delle non responder, diventano delle persone più difficili
al quale creare la risposta. Se ci pensi, ok, prendi un pezzo di carne bello idratato, bello so, con delle belle fibre, bello idratato. E prendi un pezzo di carne secca, ecco, un pezzo di carne secca è costituito da molta matrice extracellulare, molto tessuto connettivo. Quale dei due sarà più lavorabile? Quale dei due sarà più malleabile? È ovvio, no? Quindi la situazione di eccessiva magrezza, banalizzata, però in realtà di carenza di muscolo, aumenta la matrice extracellulare, aumenta la rigidità dei tessuti e queste persone sono poco responsive, ma non perché appunto non ho trovato l'esercizio giusto, ma è perché semplicemente il materiale di cui sono composte è più rigido, è più duro. Quindi, in caso la persona viene da me con il dolore al ginocchio e vuole soltanto il dolore al ginocchio, però attenzione che se ho un eccesso di grasso o una forte carenza di muscolo, questo influisce sull'infiammazione e l'infiammazione influisce sul dolore. Quindi qui vorrò cercare di adoperarmi per la riduzione del grasso, qui vorrò cercare di adoperarmi per un aumento generale della muscolatura. O comunque voglio ridurre lo stato infiammatorio generale con tutto quello che si può fare. È ovviamente molto complesso, ti consiglio quindi di approfondire l'argomento perché è molto importante e fondamentale per chi, per i professionisti che si trovano a gestire il dolore, a gestirlo attraverso il movimento, attraverso procedure non invasive. Quindi ti invito ad approfondire con i miei corsi per professionisti. Ci sono serie di corsi molto belli, molto ben organizzati, ma ci sono anche dei contenuti di prova gratuita per approfondire questi argomenti e capire bene come è organizzata la mia metodica, quali sono i relativi pilastri. Bene, per questo video è tutto, allora ti invito ai miei contenuti di approfondimento per professionisti, vai a vedere i link nella descrizione del video, grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.